può un luogo magico, tripudio di natura e di bellezza, nascondere un lato oscuro? Segreti? Villa Rufolo a Ravello, in Costiera Amalfitana, è di sicuro un luogo crocevia di tante storie, come quella della Resurrezione e del Giardino, ad opera di Francis Neville Reed, o la visita di Wagner, per esempio. Ma si bisbiglia anche di un tesoro, di riti sanguinosi compiuti in passato per recuperarlo. Quello che è certo è che tutto qui racconta della famiglia Rufolo, mercanti trecenteschi, così ricchi da prestare a usura, niente meno che ai re. Così ricchi da decorare Ravello e il suo Duomo di opere d'arte preziosissime e di misteriose statue. Così scomodi da cadere vittime di un terribile complotto. Cime di monti alte fino a toccare le nuvole si ergono scoscese nella luminosità del sole che fa apparire il mare ai nostri piedi sempre più azzurro. Il colore bruno dei monti forma un magnifico contrasto col cielo e col mare. Così Ferdinand Gregorovius, in uno dei suoi viaggi verso sud, alla scoperta del Medioevo italiano, scrive di Ravello. Ravello si distende verdeggiante in collina, lungo la costiera amalfitana, proprio di fronte ai monti di Scala, sopra Minori e Maiori. È un centro turistico frequentato da intellettuali e artisti fin dai tempi del Grand Tour, che giungevano in cerca di ispirazione, attratti dalla bellezza lussureggiante delle sue ville. Ravello, dal 1996, con le sue viuzze, le sue ville e i suoi palazzi, fa parte, con tutta la costiera amalfitana, del patrimonio mondiale dell'umanità. Ma prima che arrivasse il turismo, ci fu un tempo in cui Ravellum era un centro politico e commerciale confederato con Amalfi. Era il tempo delle repubbliche marinare e delle grandi famiglie di mercanti ravellesi che con i loro traffici riuscirono a ottenere il monopolio delle rotte commerciali con la Sicilia e con la Puglia. Come i Rufolo. Un tempo di ricchezza, cui seguì un lungo periodo di decadenza. Il 1007 abbiamo la riscoperta di questi territori da parte del Grand Tour e la rifioritura di un territorio che per circa tre secoli invece era stato in declino. E la resurrezione di Ravello è legata inscindibilmente alle vicende di Villa Rufolo. L'esplosione poi totale è nell'Ottocento con l'acquisto da parte di Sir Francis Neville Reed, che acquista questa residenza un po' in malora, pensando di farne un po' la serra, l'orto botanico per la sua villa napoletana. Invece si innamora di questo posto, vi si trasferisce e qui ricostruisce quello che oggi vediamo come giardino, che di fatto è il classico giardino romantico dell'Ottocento. L'epoca di Reed segna il risveglio dei giardini di Villa Rufolo e contribuisce a decretare la nascita del mito. Neville Reed fa arrivare a Ravello rare piante esotiche, scelte durante i suoi numerosi viaggi. Poi crea un sistema di irrigazione conciliando i propri bisogni con un generoso mecenatismo verso il paese. Così a sue spese fa costruire un acquedotto che porta l'acqua fino alla villa e alla piazza Vescovado di Ravello.
Nel suo giardino, di impianto romantico, crescono infinite specie di piante, sia autoctone che esotiche, con una consistente presenza di rose, in particolare la rosa di Dijon, oggi quasi del tutto scomparsa. E con Nevy Reed c'è questa ripartenza che incrocia il Grand Tour, ripartenza che significa rifioritura in tutti i sensi, sia fisico con questo spettacolo cromatico e anche di piante importanti, ma soprattutto per il vissuto della villa. È il 1880 quando un viaggiatore molto speciale giunge inaspettato a Villa Rufolo. Alla villa a quei tempi si poteva accedere solo attraverso un sentiero percorribile con l'asino o una portantina. Richard Wagner, acclamato compositore, vi giunge accompagnato dal pittore Joukowsky. La sua fantasia è colpita dai riflessi, la torre medievale, le ombre. Wagner scopre a Ravello il magico giardino di Klingsor, la scenografia per il suo Parsifal. Di più, qualcuno sostiene che proprio qui Wagner abbia trovato l'ispirazione per il Parsifal. È falso e la verità è di gran lunga più bella, più importante di questa favola. Che molti ancora oggi, qualche guida, qualche libercolo riporta. Il Parsifal era già scritto. Anzi, Wagner era a Sorrento per rappresentare il Parsifal a Napoli. Ed erano in grande difficoltà, soprattutto il suo scenografo, nell'allestimento del secondo atto, che Wagner aveva immaginato ambientato in un giardino paradisiaco, in un piccolo Eden, in un giardino incantato, dove le fanciulle fiori in qualche modo dovevano vitalizzare, dare vita a un qualche cosa di già bello di suo. Ad Amalfi lo convincono a fare una puntata a Ravello, ma così, quasi forzandolo. Infatti lui a Ravello sta sì e no 2 ore, non di più, però arrivato proprio qui a Villa Rufolo, nell'angolo dove abbiamo la torre grande, la sala quella che chiamiamo dei cavalieri e questo pozzo, e lui incantato dice: ecco il giardino, il mio giardino, il giardino incantato di Klingsor, è questo il giardino che fino a quel momento era solo ideale e nella testa di Wagner, neanche in quella dello scenografo. Wagner immaginò l'altissima torre medievale sprofondare nel nulla e diventare un giardino incantato, e poi le piante tropicali assumere le sembianze di splendide fanciulle, e infine il giardino stesso trasformarsi in un deserto. Nell'attimo in cui Parsifal uccide il negromante Klingsor. E quindi trovare materializzato un qualche cosa di fantastico, di assolutamente unico, credo che sia molto più importante di un posto che dà l'ispirazione per comporre qualcosa. Lo scenografo riprese questo scorcio, i 2 bozzetti sono conservati a
al Museo Wagneriano di Bayreuth, quella fu l'ambientazione del secondo atto e le fanciulle fiori fanno capolino ballando da questo pozzo e la magia del posto, arricchita dalla musica di Wagner, fanno il resto. Ma le atmosfere, quelle reali, di luce, di penombra, densa di colori, le architetture gotiche erano ancora una volta il frutto del lavoro di Reed. Nevi Reed era un grande botanico, quindi un fine conoscitore, potremmo dire forse anche un grande teorico del giardino e della botanica. L'incrocio con Luigi Cicalese, personaggio ravellese, autoctono, pieno, dà la stura e il via ad una vera e propria scuola di giardinaggio. Reed trasmette al giovane Cicalese le sue conoscenze di botanica, di amministrazione. Insieme discutono di innesti, ma anche di problemi umani e sociali del popolo di Ravello. Insieme rendono possibile l'acclimatazione di piante straniere, malgrado l'esposizione del giardino ai denti salmastri. Scuola di giardinaggio che in piccola parte ancora vive nella villa, perché Luigi Cicalese si mette vicino un po' di giovani di Ravello e mette su una squadra di 5 giardinieri, con il figlio poi Carlo continua questa tradizione. L'ultimo giardiniere di questa scuola è andato in pensione 2 anni fa, ma oggi ancora uno dei giardinieri che opera nella villa è stato allievo dell'ultimo giardiniere della stirpe Reed Cicalese. Oggi la tradizione continuiamo a mantenerla, sia per la scelta dei fiori, ma io dico di più, al di là delle essenze che si ammirano, è l'atmosfera complessiva, quindi è l'amore che riversano nella cura di questo giardino, che si vede che non è un giardino costruito, un giardino posticcio, ma è un giardino che in qualche modo rievoca e ripercorre atmosfere di altri tempi molto belli. Allora, torniamo indietro nel tempo. Dal romanticismo dell'Ottocento al gotico del Medioevo. Quando la villa apparteneva alla famiglia Rufolo. I Rufolo erano una famiglia autoctona di Ravello. Le prime attestazioni risalgono all'XI secolo. Questa famiglia collaborò con tante altre del luogo a costituire la Civitas Ravellensis. Le prime notizie concernenti i Rufolo a Ravello risalgono all'XI secolo. Inizialmente il nome Ravellum, derivato da un patrizio romano proprietario di una villa in questa zona, indicava soltanto una località divisa in casali sparsi. Poi verso la seconda parte dell'XI secolo si ha un fenomeno di urbanizzazione derivato dall'arricchimento che queste famiglie avevano prodotto a seguito di commerci via terra verso la Puglia. Al volgere del XII secolo, Ravello contava una popolazione di oltre 25.000 abitanti. Ravellesi, scalesi, tramontani, cioè la parte un po' più alta del Ducato di Amalfi, si rivolgeva non sul mare ma sulla terraferma e apriva quindi reti commerciali verso la Puglia e da lì poi anche proiettandosi sul mare verso Bisanzio.
L'arcivescovo Guglielmo di Tiro racconta che i commercianti della Repubblica Amalfitana erano ben noti in Egitto e in Oriente, dove avevano anche privilegi accordati loro dai crociati che avevano stabilito principati in Terra Santa. Mentre a Costantinopoli, i vescovi di Ravello ricevevano una rendita annua da terre di proprietà di circa 6.000 ducati. Tra queste famiglie vi furono anche Rufolo, e Ravello sorse come città episcopale, cioè con un vescovo che dipendeva direttamente da Roma e non dall'arcivescovo di Amalfi. I Rufolo a Ravello erano proprietari di terreni, case e una villa. Questa non era una villa, questo è improprio il termine villa, era un palazzo urbano al centro di una città medievale di impostazione urbanistica normanna, cioè con la cattedrale e il palazzo pubblico al centro dell'abitato. Questa era una città attiva, operosa, più di come adesso. E questo il termine esatto per questo tipo di costruzione turrita, fortificata, con i bagni arabi, gli orti, i giardini, le peschiere, il sistema idraulico, le grandi stanze. E il termine è tenimentum domorum. Questo vale solo per le case nobili di Scala e Ravello. Ce n'erano ancora altre come questa, sia a Ravello che a Scala. Purtroppo sono state o abbattute o distrutte, o parte di queste stanno sotto terra, dove oggi troviamo Terrazzamè. Se si scava sotto escono delle strutture, questo lo possiamo sapere. La fortuna dei Rufolo si deve soprattutto a un vescovo, Giovanni Rufolo, e alla sua calcolata ascesa al potere. Dopo di lui i suoi avi accumuleranno potere, lustro, arte, ricchezza, tanto da farne i banchieri dei re angioini. Ma questo non porterà solo buona fortuna. Ravello, città della costiera amalfitana, è parte dal 1996 del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Qui il turismo è storia di una rinascita, è Grand Tour, quando artisti e intellettuali scelsero Ravello come tappa di viaggio, luogo di ispirazione o casa, da Gide a Forster, fino a Reed, che creò il giardino romantico di Villa Rufolo, e Wagner.
È così che il giardino di Villa Rufolo diventa il modello della scenografia del magico giardino di Klingsor, dell'ultimo dramma di Wagner, il Parsifal. Sul registro dei visitatori, Wagner scriverà: «Il giardino incantato di Klingsor è trovato, 26 maggio 1880». Villa Rufolo, la casa di città di una delle famiglie più ricche di Ravello, i Rufolo appunto, che all'epoca della sua costruzione, tra il 1270 e il 1280, erano all'apice della loro fortuna commerciale. Commerciavano, come altri ravellesi, con il sud della penisola, Puglia, Calabria, Sicilia, ma anche con l'Oriente, dove si dice che i vescovi ravellesi percepissero rendite da terreni nei pressi di Costantinopoli. Per quanto riguarda i Rufolo e i Ravellesi, loro portavano verso la Puglia carichi di legname, ma anche prodotti di lavorazione di stoffa, i tessuti di lana, che vendevano lì. E poi dal guadagno acquistavano lì, per esempio, vino, olio, grano, che portavano nella nostra zona o in altre zone del meridione campano e rivendevano. Questo è l'inizio, ma poi dopo c'è la partecipazione anche alle società di mare con gli amalfitani e la divisione degli utili. Quindi in quel caso vi era un commercio verso Costantinopoli, verso Cipro, verso Rodi, verso la costa siro-palestinese, l'Africa settentrionale. E qui troviamo altra merce, troviamo per esempio spezie, oggetti di oreficeria, troviamo stoffe pregiate. Si sussurra che i Rufolo fossero d'origine contadina, che il loro patrimonio e il cambiamento di status sociale fosse frutto di ambiziose strategie, investimenti, mercanzie, matrimoni con famiglie di ceto superiore. Fu così che nel giro di un paio di generazioni costruirono una fortuna inestimabile e una villa tra le più belle dell'Italia del Sud. La svolta nel 1150, quando Giovanni Rufolo salì sulla cattedra vescovile della città e vi rimase per quasi 60 anni. Giovanni Rufolo è molto importante perché è uno dei personaggi principali della parte iniziale della storia della famiglia, dell'epoca praticamente normanno-sveva, perché fu allora che la famiglia, insieme a tutte le altre della città, cominciò ad avere una crescita consistente. Sotto il profilo economico certamente, ma anche ecclesiastico, politico e quindi come classe sociale di una nuova nobilitas. Durante la prima metà del XIII secolo, Nicola Rufolo dà vita a una grande attività architettonica, con la riedificazione in stile islamico normanno di Palazzo Rufolo. Intanto la scalata al potere dei Rufolo continua e Nicola Rufolo sposa una delle donne più potenti del regno, Sigilgaida della Marra, sorella di Angelo I, tesoriere e maestro razionale alla corte di Federico II di Svevia. È un fatto molto importante il rapporto tra i Rufolo e i De Marra. Questi ultimi erano di origine normanna, insediatisi qui sin dall'XI secolo, probabilmente come una sorta di controllori dei duchi normanni in quest'area amalfitana. Ebbero anch'essi una fortuna notevole sotto il profilo commerciale e mercantile, si nobilitarono
e quindi si imparentarono con i Rufolo. Ci furono alcuni matrimoni, soprattutto nel XIII secolo, quando i De Marra addirittura riuscirono ad avere un livello così elevato nel regno di Sicilia che uno di essi fu viceré. Erano anni di grande instabilità politica, in cui Manfredi, ultimo re svevo del Mezzogiorno, perdeva sempre più potere. Anni in cui i Rufolo si preparano al voltafaccia. Manfredi muore nel 1266, nella battaglia di Benevento, sconfitto dalle truppe di Carlo I d'Angiò. I Rufolo, per non perdere i propri privilegi e contare su una posizione di rilievo nell'economia del nuovo regno, giurano fedeltà appunto a Carlo d'Angiò. Per dimostrare la fedeltà agli angioini, i Rufolo, che avevano uno stemma d'impronta normanna, con il bandato bianco e rosso e con una parte rossa sopra, aggiunsero in quel campo rosso tre gigli angioini d'oro. Nel Duomo di Ravello, dedicato a San Pantaleone, si trova il pulpito fatto realizzare da Nicola Rufolo. Statue, mosaici preziosi e dorati. Qui lo stile romanico incontra quello arabo-bizantino. È opera del maestro Nicola Bartolomeo da Foggia, che lo eseguì nel 1272 in onore della Madonna. Per fare ancora di più, Nicola Rufolo nella cattedrale, sul famoso pulpito, ha fatto realizzare lo stemma in mosaico, cambiando il rosso in azzurro, che era il colore degli angioini. Quindi praticamente un totale cambiamento di rotta. Ma al pulpito è legato anche un mistero. Sull'eggio un tempo si ergeva un busto, oggi conservato presso il Museo del Duomo, un busto di donna. L'espressione del volto, la corona e gli enormi orecchini hanno creato il mito. C'è la testa di una donna con dei lunghi pendagli alle orecchie e una corona in testa. Chi è? Non lo sappiamo ancora. Chi dice rappresenta Sigilgaida De Marra, la moglie di Nicola Rufolo, ma con la corona di una regina, mi sembra un po' pesante la cosa. Chi dice era la città di Ravello, chi dice ancora la chiesa, non è molto chiaro, ma c'è un mio studente, ora laureato, che sta studiando su questo argomento, il quale pare che abbia imboccato una via giusta. Questa donna. Si tratta davvero di Sigilgaida della Marra, la donna che unendosi a Nicola Rufolo rese i Rufolo una delle più potenti famiglie del regno? Secondo le mie ricerche sarebbe Sigilgaida della Marra, sorella di Angelo I della Marra, che è stato maestro razionale portolano sotto Federico II. Grazie a lei e alla sua casata, suo figlio Matteo e il suo primogenito Lorenzo divennero i banchieri del regno. Questa donna, una donna di origine normanne, che già in passato questa casata aveva ricoperto dei ruoli fondamentali, soprattutto per quanto concerne la fedeltà verso il potere normanno. Infatti per Ravello è l'unica casata di origine normanna, a differenza delle altre che erano tutte autoctone. Quindi Sigilgaida, essendo la sorella, come detto in precedenza, di un Angelo della Marra che ricopriva un ruolo fondamentale, addirittura come responsabile del tesoro reale, sicuramente era una donna molto molto importante.
È così che Rufolo, dopo il matrimonio di Sigilgaida con Nicola, diventano anche dei mecenati a Ravello. Ma il gusto della scelta, l'amore per l'arte, sono ancora legati alla componente normanna della famiglia. Viene scelto Nicola di Bartolomeo da Foggia, che per molti studiosi è il figlio, per altri è semplicemente un allievo della scuola scultorea federiciana gestita da Bartolomeo da Foggia. Dalla stessa scuola uscirà il notissimo Nicola Pisano. Quindi parliamo di una scuola scultorea che operava per Federico II. Il pulpito è forse la maggiore celebrazione della famiglia Rufolo che si abbia a Ravello, oltre alla loro villa. Marmi, mosaici, bassorilievi, statue. Anche una dedica. Per amore della Vergine, Nicola Rufolo, signore di Sigilgaida, dedicò questo lavoro a onore del suo paese. Poi due volti misteriosi. Chi rappresentano? Ancora oggi il mistero non è stato svelato. A un certo punto i Rufolo forse furono i banchieri più forti di tutti gli altri, tant'è vero che furono definiti anche i banchieri dei re angioini. Prestavano soldi ad usura, naturalmente, cioè con interesse. Quando il sovrano non poteva pagare, allora si rifacevano con feudi, titoli nobiliari, feudi, possedimenti, era questo il sistema, e divennero molto potenti. E questa potenza ovviamente attirò su di loro l'invidia di molte famiglie del regno, non solo, ma anche di Ravello. I Rufolo erano prestatori di denaro niente meno che ai re angioini. Erano usurai, naturalmente, e si bisbiglia che arrivassero addirittura a ricevere in pegno la corona del re per i prestiti concessi. Per comprendere a che livello fosse ormai giunta la loro boria, l'ostentazione della loro ricchezza nei confronti del re, basta far riferimento a quanto Giovanni Bolvito, erudito napoletano, scrive concludendo la sua descrizione di Villa Rufolo. Egli racconta che un giorno i Rufolo tennero un banchetto in onore di re Carlo II d'Angio, del figlio Roberto e del loro seguito, un banchetto degno di un sovrano, dove la ricchezza dei banchieri veniva esibita ad ogni portata. Non solo. Si dice che ad ogni portata le posate d'argento venissero buttate a mare. Loro volevano dimostrare al re che presiedeva il banchetto l'enorme opulenza, ricchezza che avevano. Ovviamente c'erano delle reti nell'acqua, il re non lo sapeva, e quando partiva loro tiravano sulle reti, recuperavano tutto ciò che avevano buttato a mare. Fu così che la situazione precipitò. I Rufolo furono oggetto di invidie da parte di altre famiglie. Non volevano che questi continuassero a emergere, e qualche famiglia pure ravellese. Ecco, io non escludo un coinvolgimento dei Frizz, per esempio, un certo Nicola Frizz, logoteta del regno, che può darsi che abbia avuto con il vescovo Ptolomeo, che non era locale, ma era il vescovo di Ravello comunque, qualche incarico in questa specie di trama contro i Rufolo, e di conseguenza anche i De Marra, che erano legati strettamente ai Rufolo, erano tutt'uno in quel momento. Intanto nel 1282 era scoppiata la guerra del Vespro in Sicilia, e gli angioini, per sostenerla, si trovarono a dover chiedere ulteriori finanziamenti. Fu la penuria di denaro la causa del processo organizzato contro le casate ravellesi dei Rufolo e dei Della Marra? L'intento non dichiarato era quello di impadronirsi di tutti i loro beni?
Villa Rufolo a Ravello è il regno del sogno, quello del giardino del mondo fantastico dell'ultimo dramma di Wagner. Il giardino incantato di Klingsor è trovato. 26 maggio 1880, scrisse Wagner nel registro dei visitatori. È qui che il grande compositore trovò ispirazione per le scenografie del magico giardino di Klingsor del suo Parsifal. Villa Rufolo è soprattutto la storia della famiglia Rufolo, della sua ascesa e del suo terribile declino. Durante la prima metà del XIII secolo, Nicola Rufolo diede vita a Ravello a una grande attività architettonica, con la riedificazione in stile normanno-islamico di Palazzo Rufolo. Grazie al suo matrimonio con una delle donne più potenti del meridione, Sigilgaida della Marra, sorella di Angelo I, tesoriere e maestro razionale del regno di Federico II, i Rufolo diventano i banchieri del regno, i creditori della corona. Stato che con le ingenti spese sostenute dagli Angioini durante la guerra del Vespro li pone in una posizione piuttosto scomoda. Le famiglie della Marra e Rufolo sono vittime di un complotto. Vengono accusati di tradimento e di concussione. L'intento non dichiarato è quello di impadronirsi di tutti i loro beni. Era il 1282, si era in piena guerra del Vespro, in piena lotta contro gli aragonesi, quindi gli Angioini erano alla ricerca di grandi risorse economiche che garantissero una buona gestione della guerra contro appunto gli aragonesi. Lorenzo Rufolo, uno dei tanti figli della stirpe di Nicola, era in quel momento colui il segreto portolano della Puglia e della Calabria. Praticamente raccoglieva le imposte che si pagavano in queste regioni per il re, per conto del re. Il 17 giugno del 1283 alcuni membri delle famiglie della Marra e Rufolo, tra cui Lorenzo, vengono catturati in gran segreto e le loro terre confiscate. La trama è questa, che viene accusato di brogli, di corruzione. Viene processato, condannato e chiuso in un castello. Matteo Rufolo viene accusato di avere una corrispondenza con la regina Costanza, figlia di Manfredi e moglie di Pietro III d'Aragona. Angelo e Galgano, entrambi figli di Giozzolino della Marra, vengono condannati a morte insieme a Lorenzo Rufolo, primogenito di Matteo. I della Marra furono accusati di antifrancesismo e delle più nere perversioni, anche se non sono state mai chiarite queste più nere perversioni. Addirittura furono accusati di avere una corrispondenza con gli aragonesi per tradire il potere angioino. E fu condannata la politica economica, la gestione economica che fu di Giozzolino I della Marra, che era il figlio di Angelo della Marra, e fu accusato di aver, diciamo, esagerato con le tasse verso il popolo, e il popolo in rivolta, e quindi fu data la colpa a Giozzolino e furono espropriati di tutti i terreni, e addirittura si parla di, oltre che le condanne in carceri e le decapitazioni di Lorenzo Rufolo, Galgano della Marra e Ruggero della Marra, che poi fu salvato in extremis, furono anche violentate le donne, diciamo, che subirono molti danni. Diciamo. Matteo Rufolo, per uscire di prigione, è costretto a pagare 16.000 once d'oro, corrispondenti ai tempi al costo di 80 navi armate. Diverso il destino di Lorenzo. Riesce a evadere e si dà alla guerra di corsa,
quindi partecipa sostanzialmente contro gli Angioini a favore degli Aragonesi, tra tutte quelle squadre di navi che attaccavano all'improvviso i convogli, no? E il Lorenzo ne combina di cotte e di crude fino a quando non viene preso intorno al 1291 definitivamente e muore chiuso in un castello della Calabria. Noi abbiamo il sospetto che questo personaggio non sia poi stato così colpevole. È solo che bisogna dimostrarlo. Ho dato in carica dei miei giovani laureati, molto validi, a cercare in vari archivi, perché non bisogna guardare solo i nostri, per capire se è possibile, fino a quando è possibile, la colpevolezza totale, parziale, per nulla affatto di questo Lorenzo. E noi speriamo che sia stato solo vittima di una trama, questo nell'interesse ovviamente della storia della famiglia di Ravello. Non lo auspichiamo con grande ansia. Credesi che la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la più dilettevole parte d'Italia, nella quale assai presto a Salerno è una costa sopra il mare riguardante, la quale gli abitanti chiamano la Costa d'Amalfi. Piena di piccole città, di giardini e di fontane e di uomini ricchi, siccome alcuni altri. Tra le quali città ne una chiamata Ravello, nella quale, come che oggi v'abbia di ricchi uomini, ve n'ebbe già uno, il quale fu ricchissimo, chiamato Landolfo Rufolo. Giovanni Boccaccio, Decameron, novella quarta, giornata seconda. La presenza del Ducato si nota più volte nelle opere di Boccaccio, ma quella di Landolfo è la più suggestiva. Io sono convinto che, stando qui Boccaccio, i Rufolo l'avessero pregato di scrivere una novella che potesse cancellare la questione della storia di Lorenzo. Basta sostituire, lasciandolo a L, il nome Landolfo a Lorenzo, un nome longobardo, Landolfo Rufolo, e fargli vivere un'impresa in parte vera, in parte no, o in parte vera per altri Rufolo, non completamente negativa, vera per altri Rufolo. Cioè questo che trova la fortuna e la sfortuna, no? Comincia a fare la guerra di corsa, poi gli sequestrano la nave, poi finisce a fondo, si salva solo lui, sulla cassa piena di i genovesi, ecco la presenza dei genovesi, Cipro, poi va a finire che una donna lo aiuta e lui poi va in Puglia dai suoi concittadini, ecco, che sono ricchi come lui, e poi gratifica pure questa donna e torna alla città più ricco di prima. Il problema principale di Landolfo qual era? Quando andò in bassa fortuna, perché non riuscì a commerciare bene e poi si mise a fare il corsaro, lo fece perché non voleva tornare povero. Sarebbe stata una vergogna enorme. Un ravellese, famosissimi mercanti dappertutto, che non falliscono mai, dei supercapitalisti, torna di qua squattrinato. Sarebbe stata un'onta gravissima, lo avrebbe portato al suicidio. Ed ecco che quindi si dà da fare in queste operazioni non molto consentite, ma alla fine, ecco, trova la grande fortuna e quindi poi potrà vivere tranquillo, al contrario di Landolfo, di Lorenzo, che invece viene purtroppo, muore in carcere, insomma. Questo è... Io penso che questo può essere una specie di copertura. Anche questa è Ravello. Poche ombre, salvo quelle dei giardini, e tanta, tanta fiaba. Novella, come quella di Landolfo Rufolo o di San Pantaleone.
la raccontavano le mamme napoletane ai loro figli capricciosi. Bada che se non fai il bravo, stanotte viene a prenderti San Pantaleone. E chi è San Pantaleone? È un santo che ha la proprietà di allungarsi a dismisura e perciò non ha bisogno di salire le scale per prelevare i bambini cattivi. In Duomo c'è anche una cappella dedicata a lui, nelle sue vesti più serie. Secondo la Passio, Pantaleone era medico e subì il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano. È patrono dei medici e delle ostetriche. Qui è custodita l'ampolla del sangue del santo che due volte l'anno, a maggio e a luglio, si liquefà. Ma il dubbio rimane. Proprio nessun'ombra nella storia di Ravello? Diciamo che si è tentato di accreditare qualche fantasma da sempre. Ancora oggi si parla di un tesoro nascosto da qualche parte. Un tesoro che, secondo la leggenda, non può essere posseduto se non al prezzo del sacrificio di un innocente. Un tesoro che alcuni paesani avrebbero visto grazie alle arti malefiche di un certo Don Paolo il campanellista. Si parla anche di qualche fatto di sangue che vede coinvolte qualche bambino. La bibliografia è piena di racconti ambientati a Ravello che spesso e volentieri lasciano intravedere anche ipotesi un po' misteriose. La verità vera è che questi posti mettono ognuno di noi, ogni visitatore, a contatto con il suo intimo più profondo. E io credo che nell'intimo più profondo di ciascuno di noi c'è sempre qualche cosa di misterioso. Questi posti lo fanno venire fuori. Ovviamente cerchiamo di esternalizzare tutto il negativo e la parte misteriosa preferiamo farla venire fuori da noi e lasciarla in qualche angolo di Villa Rufolo. Oltre le siepi, oltre la penombra, oltre il mare, il mistero è nell'occhio di chi guarda.